crimine proprio assurdo, fermò nel cane di scesa. Un giorno qualsiasi, in un giardino, dice vecchi bambini divertissimi, intorno a tirare la fede, mira. Diciamo, si ritorneremo, dicevamo. E ne ammazzano questo ragazzo, forse proprio sull'uscio di casa, a piazza Tasso. Il figlio dell'uomo, mamma, mamma, la lo chiamava. E lo pensa anche, mamma, allora, e non gli fa le braccia. Un po' difficile parlare. Quattro fratelli in quel momento lì. Cesare, Ivo, Ivo e io. Però era un ragazzo molto intelligente, molto bravo. La scuola era eccezionale. E giocava sempre con mio... Insomma, per dire che tipo era, 8 anni, si metteva un grembiule dietro e le scarpe sui ginocchi, le scarpe di babbo, ai ginocchi, e camminava con quelle scarpe, con i ginocchi e praticamente questo grembiule dietro, per non farsi vedere le gambe, era molto bravo. Poi c'era una volta un costruttore delle girandole, conosce le girandole, no? E cercava di venderle a questi ragazzi. Allora mio padre aveva appena fatto un piccolo lavoretto, disse a 3 ragazzi di comprargli 3 girandole. A questo ragazzo, questo bambino, aveva tutto in casa, tutto contento. E bambini, io dove erano, non lo so, saranno stati in piazza, c'era un'impalancatura, mi è il numero quello 10. I bambini della Fiorenza, era sull'angolo, sì, abbiamo no, sull'impalancatura di Paolo, c'era Paolo. Sì, insomma, sul tavolo. Erano costi e via con l'archettino giocavano. Giocavano tra loro. Scapparono. Riavano loro e appena sentirono sparare, scapparono. La Fiorenza la sentì tutto questo affare. La Fiorenza era la mamma, l'era la bambina. Sì. La corse fuori e via figlia lì cominciò a chiamare loro. Tutti via, entrano dentro, via, 1, 2, 3, meno male, ci sono tutte e 3, invece hanno degli uvieri con via. Mi arriva un falato, poi le si sono morte sul tavolo. Ecco, loro si fermarono, prima venne questa macchina, questa Lancia. Lui era tutto rasato, tutto, i capelli a zero, davvero. Mi ricordo benissimo perché vi dico sto qui vestito di nero, no? Si piazzarono tutti, sia i ginocchioni che i vitti. A una sola, il via o quello, e cominciarono a sparare. Sì, io ero proprio in piazza, tanto che mio nonno morì forse appunto per venire poi a cercare di me. A quell'ora mi sembrava fosse le 7:30 la sera, allora non vorrei sbagliare proprio l'ora, però avanti cena. In quel periodo, magari le specie d'estate, la gente stava giù con le sedie in piazza per pigliare quel po' di fresco che ci poteva essere, aspettando la cena. E io ero in questa piazza e me lo ricordo benissimo, benché avessi 4 anni, però mi sono rimaste talmente così nel cervello queste cose. Io ero con un cerchio, con un cerchione da bicicletta, naturalmente senza gomma, che si adoperavano i ragazzi per far girare il cerchio. Tutto a un tratto si sentì sparare e tutti scapparono. Sentì tutti gli usci si chiusero tutti velocemente dove sta sparatoria. Io il primo uscio che trovai aperto entra dentro ed entra proprio è il numero 17 e mi preso lì il primo piano. Cioè delle persone entrare in questo appartamento al primo piano. Non avvisarono in casa mia che io ero rifugiato lì. Che finita già la sparatoria, inizialmente c'era tanta gente in piazza, poi non c'era più nessuno in piazza dopo le primi spari, perché tutti entrarono nelle case, si nascosero all'interno delle case. Allora, forse questo l'ho sentito dire poi da mia mamma e mio papà, questi qui. E loro erano pensiero perché io non c'ero in casa. Pensavano che forse mi fossi nascosto, io fossi entrato in casa del mio zio che stava in via del Leone. Allora il mappo dice: io esco fuori, vado a vedere se lei da insomma dalla Maria, dalla mia zia.
E mio nonno, appunto, Umberto Peri, dice no, non andate perché a quei tempi i tedeschi, i giovani, e le portavano via, le portavano in Germania. Allora dice, esco io sono anziano, che tu poi può darsi, insomma, a me non mi faranno nulla. E uscì, tanto è vero, uscì con l'occhiale e con la pipa in bocca. E venne per cercarmi in Via del Leone. Quando arrivò sull'angolo di Via del Leone, arrivarò lì, mi fece alzare le mani. Qui questo alzò la mano perché questi fascisti vennero vicino qui a Via del Leone. Alzarono le mani pensando, insomma, non ci aveva mia nonna adesso. Invece non mi tagliarono e rimase, morì quasi dissanguato. Quando i Virgilli sentì e vide i camion, si girò, era un uomo abbastanza grave, ma poi c'aveva una certa età, si girò per i soldati dietro e gli spararono. Virgilli è nato nell'Oltrarno nel 1895 ed è stato una di quelle figure storiche di quel quartiere, come Augusto Guerrini, Roboamo Poli, che hanno rappresentato la resistenza popolare a qualunque genere di sopruso. Un antifascismo che sorge insieme al fascismo, e si può dire anche che lo preceda. È quello di chi non vuol vendere la propria povertà di vita al prezzo della dignità umana, che non crede alle promesse dei ricchi, che lotta con le proprie mani per una società più giusta per tutti. Perseguito fin da giovane per le sue idee, ha passato gran parte della sua vita nelle carceri fasciste. Il bambino fece tutto dall'angolo, tutti i corridoi, fino a fondo. Era lei qui, una, due, tre, meno male, ci sono tutte e tre la messa. Fritelli lo vidi proprio perché era quasi sotto le mie finestre, lo vidi proprio saltare per l'aria, girare su se stesso. Lei la disse, via via, meno male che ci siamo tutti, uno, due, tre, andarono tutti là. Quando è fu laggiù in mezzo alla porta, la scontella. 17, ed era il matrimonio, l'anniversario del matrimonio di mio padre e mia madre. Mio padre aveva saputo tramite qualche spiata che sarebbe stato qualche cosa, c'era un certo, sapeva qualche cosa, e disse a mia madre che potesse tenere i bambini in casa, perché c'era qualche, aveva sentito delle voci un po' strane. Mia madre, 5-4 bambini. Lui andava, sono detta se dopo le morte sul tavolino aveva raccattato gli uomini. La via mia, c'è il suo della Fiorenza, sì. Lì c'è un tavolino, tu di stesso sul tavolino, sì. Con l'archettino. Quando successe la sparatoria, io e Ivo Poli si stava correndo perché si faceva chiappino. Si stava giocando a nascondino e Ivo stava rincorrendomi per prendersi, come si usa fare. Al numero 10 in Piazza Orcolo d'Asso stavano rifacendo la facciata e c'era tutta l'arenina che serve per fare la carcina. E si, montando sopra, correndo, si cascò tutte e due giù in terra. Quando ci si alzò, si vide in viale Petrarca arrivare questo camion che cominciò subito a sparare anche da sopra, non solo scesero e poi cominciarono a sparare, erano ancora sopra e cominciarono a sparare. Allora si scappò tutte e due. Io ne stavo ai 15 e l'entra subito perché ero più vicino. Lui l'era all'uscio dopo, si vede un fece a tempo, lo presero nella schiena e in fondo al corridoio e insomma scongiù in terra e era morto. Ricordo del mio fratello sul tavolo morto. Poi mio fratello arrivò lì, che aveva le scarpette, lui teneva sempre le scarpe, erano piedi nudi e scarpe allacciate però sopra al collo. Se ne sta chiuso in casa a ritagliare le figurine di giornali illustrati per incollarle su cartone e creare un proprio teatro con personaggi e scenari improvvisati dagli occhi dei bambini.